Signori, benvenuti su Hogwarts Legacy. Aspettavo con ansia questo gioco. Allora, lettore del menu che legge ad alta voce gli elementi testuali. Manco morto. Oscillazione del visuale. Vediamolo un po', che questo gioco è una merda. Modalità daltonismo, no. Modalità di mira, no. Attiva di lato monitor, no. Inverti, no. Trasparenza, percorso minimappa, sì, dimensione testo, io lo metterei grande, sì, mi piace di più. Testa a contrasto elevato, no. Continua. Accettiamo tutto. Vediamo, sono molto curioso. Associo il tuo account, riscatto il tuo ricompensa. Associo il tuo account Harry Potter Fan Club all'account per poter personalizzare il tuo gioco e sbloccare ricompense esclusive. Non me ne frega una minchia. Ho guardato la scavalcatura ipogrifo d'ossidiana. Riscatta ricompensa online. Anche questa, pacchetto arti oscure, sbloccata la cavalcatura testra, il set cosmetico delle arti oscure, l'area di combattimento delle arti oscure, disponibile, c'è GGT per... Nel menu equipaggiamento, bustina delle arti oscure. Sono state applicate le impostazioni grafiche consigliate. Per ora mi sta bene, poi vediamo come realmente gira con la live. Non diventa quasi impercettibile. Che immagine. Così, ok. Sono molto curioso. Se volete informare che lei ha diritto a frequentare il quinto anno della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. La scuola si inizia il 1° settembre. Se sono stati forniti materiali iniziali necessari per le lezioni, che sono la lezione del viaggio. Tra minori proibisce l'uso della magia al di fuori della scuola, al di sotto di 17 anni, tuttavia, viste le sue circostanze particolari, il ministro dell'apprendimento consiglia di mettere il professore. Tra la fine invece. Ok. Inizia partita. Oh, bello lui. Proprio classico. Proprio classico. 3000 avatar ci sono. Ah, ma questo è sempre lo stesso. Scamander. Bello, classico. Malfoy praticamente questo, eh. Lui mi piaceva, lui, all'inizio mi piaceva abbastanza. Però mi sa che andremo su una roba classica proprio. Andiamo sullo scamanderino. Viso. Mi piace questo qua da bastardo proprio, mi piace. Così, un po' più bianco. Occhiali. Cazzo di occhiali sono. Niente occhiali, anche se io ce li ho. Però non ci sono i Ray-Ban. Cappelli da infame. Ah, così è terribile. Ok. Ah, così è forte, eh. Da Galeotto? No, mi piaceva più all'inizio. Adesso mi piace così, mi piace. Anche così mi piace. Sì. Cicatrici, no. Possiamo farlo vero senza. No, squartato, no. Poi ci verranno. Bello. Bello. Proprio da bravo ragazzo così. Tono voce. Che bella soddisfazione. No. Sono impaziente di andare a Hogsmeade. Qualche ragnatela e un po' di polvere. È stata bellissima. Che bella soddisfazione. Qualche ragnatela e un po' di polvere. Sono impaziente di andare a Oxford. Difficoltà. Bilanciato, ok. Del nome del tuo personaggio. Dubbox. Lo chiamiamo
Salamander. Mago, ovviamente, mago. Inizia la tua avventura. Il nome che hai inserito contiene parole non permesse. Salamander o Dubbox. Mettiamolo, chiamiamolo. Chiamiamolo. Salamander non è permesso. Proviamo Dubbox. Però... ah, il mio... ah, non era permesso il mio nome. Vabbè, non importa. Che diventerà Dubbox lo stesso. Ah, sembra che siamo già pronti per partire. Bello doppiato in italiano, eh. Peccato non ci sia stato altro tempo per lanciare incantesimi. Spero ti sia allenato con quelli che ti ho mostrato. Sì, professore. Beh, non ho mai visto nessuno abituarsi così in fretta a una bacchetta di seconda mano. Quando avrai la tua, non sarai da sottovalutare. Grazie, professor Fig. Il suo aiuto prima dell'inizio dell'anno è stato... questo qua, oh, chi è che si è metallizzato? Eliasar. George. Per fortuna la mia descrizione criptica non ti ha scoraggiato dal cercarci. Mi sono materializzato in destinazioni più vaghe di questa. Però ho commesso un piccolo errore di calcolo al primo tentativo. Il pubblico di un certo teatro si è spaventato molto. Non ci vediamo da troppo. Quando è arrivato il tuo gufo, ho pensato... meglio non parlarne qui, Eliasar. Eh? Ma certo. Discutiamone durante il viaggio per Hogwarts. Ci attendono un banchetto e una cerimonia di smistamento. Ottima idea. A meno che al tuo nuovo pupillo non dispiaccia la mia presenza. Niente affatto, signore. Dopo di te. Siamo un figo, al castello da secoli. Credo che sarà bello rivedere quell'ammasso di rocce. È preoccupato lui, eh? Preoccupato. Vai, vai. Questa è la carrozza Tesla. Più che Tesla, la carrozza Testra. Credo che ci sia la colonna sonora vera del film, almeno. Mi guardo anche di là solo per vedere se mantiene la frame rate. Insomma di sì. Per fortuna ti ho incontrato prima della partenza. Giusto in tempo. E chi sarebbe il tuo compagno di viaggio? Un nuovo arrivo. A scuola? No. Sì, inizierò la scuola dal quinto anno. Straordinario. Magnifico. Indubbiamente. Nessun docente ha mai sentito di una missione a Hogwarts così tarda. E nemmeno io. Infatti, siccome gli studenti del quinto anno affinano le loro abilità da anni, il preside mi ha chiesto di mettere in pari questo nuovo arrivo prima del trimestre. Beh, non potevi avere un mentore migliore. Buono. Il professor Fig non è solamente un ottimo insegnante, ma è anche un mago estremamente intuitivo e molto dotato. Grazie, gentile. Il signor Osric è un adulatore nato, il che in parte spiega la sua brillante carriera al ministero. Hai letto questo? Bello, è animato pure di giornale. Sì, non tutti concordano sulla pericolosità di Ranrock. Devo ancora convincere i miei colleghi al ministero, ma sono convinto che si tratti di una minaccia molto grave. Ed è stata tua moglie, Eliasar, che mi ha avvisato su di lui mesi fa. Miriam? Ma come? Mi ha scritto di Ranrock prima di morire. Si chiedeva se il ministero sapesse delle sue attività. Prima di poter rispondere, ho ricevuto questo. Poi non mi ha più inviato nient'altro, Eliasar. L'ha portato il suo gufo.
ma senza una lettera. Posso solo presumere... Che se ne sia liberata in fretta. Per proteggerlo. Probabilmente da Ranrock. Non posso aprirlo. È protetto da un incantesimo davvero molto potente. Sembra metallo goblin. Quel simbolo. Cos'è quel bagliore? Quale bagliore? Non lo vedo. Attenzione. La barba di Merlino. Ma come hai... Aspetta. Non so che cosa... Ah beh, allora ci siamo. Resisti! Ma ci hanno ciulato il gufo, ah no. C'è un drago. Corri, corri, corri. Ahia, una grana questa, eh. Bestia. La chiave! Dammi la mano! Madò, che inizio fotonico. Un inizio fotonico. Fotonico. Sei ferito? Sono molto ferito. Solo un poco. Tieni, ti rimetterai subito. È una pozione rigeneratrice. Ok, stiamo giocando finalmente, Cos'è successo? Povero George. Non ci credo che... Che diavolo gli è preso a quell'affare? Attaccare una carrozza in volo. Un drago normale non lo... Professore, signore, dove siamo? Non ne ho idea. Ok, ok, tiene bene. Ma quello che hai trovato è una passaporta. Passaporta? Un oggetto magico che porta chi lo tocca in un posto specifico. Ora mi sento meglio. Vuole dare un'occhiata in giro? Ok, ok, ok. Lo farò, ma restami accanto. Vorrei non provare solo a passaporta. Modificare l'audio perché è un po' alto. Perché? Forse è un pelo alto, Ok, potrebbe essere pelo meglio. Ok. Di sotto abbiamo la vita, tutto bene. Partiamo col tutorialone. Magnifico. Dove ci ha portato la passaporta? Molto più lontano del viaggio in carrozza. Siamo nelle Highlands scozzesi. Bestia. Signore, quelle rovine. Lei che la passaporta servisse a portarci proprio qui. La nostra giornata non è andata secondo i piani. Direi proprio di no. Ma Miriam ha dato la passaporta a George per un motivo. Buono. E credo che lei e George siano morti mentre cercavano ciò a cui la passaporta ci ha condotti. Se mi assicuri di sentirti bene e non ti dispiace assecondarmi, vorrei dare un'occhiata in giro. Certo, signore. Bene, vediamo se riusciamo a trovare un sentiero, anche se abbandonato. Ok. Fa attenzione. Ah, c'è pure il roll. La passaporta che ci ha portati qui, dove l'avrà trovata sua moglie? Ottima domanda. Ah, per saltare, per classico. Per anni Miriam ha cercato le prove dell'esistenza di una forma perduta di magia antica. Magia antica? In
interessante. Sì, una magia potente che pochi sanno usare e che sembra essere stata dimenticata. Il castello di Hogwarts è stato costruito da quella magia antica e ne è un baluardo. Non so come ci arriviamo là, però. In possesso della passaporta, ma sono sicuro che c'entri quella sua ricerca. Ah, ecco laggiù il sentiero, di qua. Ma perché sua moglie cercava tracce di una magia perduta, signore? Bella domanda. Mi voleva capire come mai una magia così potente fosse scomparsa. Parlava sempre del bene che avrebbe potuto fare. Ma la magia è come ogni altro potere. Ciò che conta davvero è chi sia a controllarlo. Voglio solo vedere una cosa adesso sulle impostazioni grafiche. Modalità finestra. Nvidia DLS. Sì, va bene, su qualità, nitidezza, upscale. Perfetto, V-Sync no. Vabbè, andare meglio adesso. Sì, infatti, almeno da me, da voi si vede sempre uguale, eh. È ghiaccio. Non fa abbastanza freddo qui. Deve essere opera di un incantesimo. Volevano bloccare questa strada. Mostrami il risultato del tuo lavoro con la bacchetta. Mira al centro. Bello così. Eccellente. Usa la levetta per selezionare un bersaglio attivo. Se preferisci selezionare il bersaglio e far muovere il personaggio con la stessa levetta, disattiva l'opzione. Penso che poi ci... Ah, chi cazzo? Uncharted. È stato un po' più scomodo del previsto. Il tuo lavoro di bacchetta va migliorando. Grazie, signore. Bastardi, spacco tutto, eh. Zazza, ah, lassù. Sì, vabbè, cioè, lui è in forma, eh. Sono solo curioso di vedere se si trova qualcosa nei vasi o qua in giro, infatti. Ho trovato dei soldini. Non c'è lo scatto. Ci siamo, è poco più avanti. Quando attacchi ti fermi. L'inizio scoppiettante. Tieniti forte. Preparo. Interessante. Fatto benissimo. Per ora. Questo potrebbe aiutare, eh? Credo che... Ci siamo quasi! Giù del naso. Scusate, ci ho preso gusto. Perché costruire una cosa del genere? Per tenerla segreta, sospetto. La passaporta ci ha portati qui per un motivo. Diamo un'occhiata in giro, vediamo se c'è qualcosa di strano. La minimappa ti mostra l'area circostante con te al centro. Però le rovine. Io le esploro volentieri le rovine. Un'altra parete di pietra cristallizzata. Ma cosa starà bloccando? Cos'è? Professor Fig! Vedo me.
all'interno di qualcosa. Che strano. Perché farà apparire qui quella pietra cristallizzata? E come fa a esserci dietro una stanza? Una stanza? Io non vedo niente. Quel bagliore è come quello sul contenitore della passaporta. Interessante. Aggiuntami, sorry, sorry. Indagavo così. Il nome di Merlino. Cosa? Per Godric. Dove siamo? Oh signor. Non ci credo. Sento, sento. Sveglia il goblin. Dottore? Scusi. Dottore? Ah, il banchiere. Dipendente pubblico. Ma non può essere. Solo un attimo, Benvenuti alla Gringot, la banca dei maghi. Camera blindata 12, immagino. Precisamente. Sì? La chiave? Mm? La chiave di sua moglie. Oh, sì, ma certo. Da questa parte. Stammi accanto. Interessante, 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 interessante. Dopo di voi. Gentile, grazie. Tenete le mani nel carrello, se non volete perderle. E fin qua. Quante camere blindate ci sono? Oia, Crena. Centinaia. In realtà avrete l'occasione di vederne diverse strada facendo. In questo momento ci troviamo sotto l'atrio principale. Queste camere sono le più recenti. Ci sono molti altri ingressi privati alla Gringot? Tutt'altro. Un servizio del genere è riservato solo a chi è molto ricco o molto potente, o entrambe le cose. Quindi noi siamo molto ricchi o molto potenti? Scusate, molto ricchi e molto potenti. Cosa? Quella cascata lava via tutta la magia. È una misura di sicurezza. Me la ricordavo. Conosce già la cascata del ladro? Di nome? Quelle che vedete qui sono le camere inferiori. Quando scenderemo? La camera blindata 12 fu costruita poco dopo la fondazione della Gringot. Ok, oltre 4 secoli fa. È nel cuore stesso della banca. Mettetevi comodi, c'è molta strada da fare. Più comodi così? Mi piaceva vedere fino alla fine, però, eh. Camera numero? Camera 12. Ah, che giornata! Prego, avanti. Non mi fido molto, eh. Professore, il bracciale della guardia emetteva un bagliore. Come il contenitore della passaporta? No, più scuro. Ne ho visto uno uguale sul collare del drago. Che cosa dite? Ci stavamo chiedendo chi fosse quel goblin. Ha il compito di sorvegliare la parte più antica della banca. Ormai non ci va quasi più nessuno. Ok. Magari quello è un simbolo di corruzione, potrebbe essere. Però bisogna capire chi ha fatto cosa.
Eccoci qua. Ciao Leonardo, dimmi. Quando è stata l'ultima volta che sono entrati qui? Sono ormai secoli che un goblin fa la guardia a questa scrivania. In tutto questo tempo nessuno dimmi. L'ha visitata. Fino a oggi. Ottimo. Sì, Leonardo, per poter giocare adesso devi acquistare la deluxe. Esatto. Esatto, esatto. Grazie dell'aiuto. Se vai nella descrizione del canale trovi Instant Gaming che ti fa un bel po' di sconto per PC almeno. Interessante. Professore, cosa dovremmo cercare secondo lei? Ma figurati. Signore, se lei potesse... Le mie istruzioni erano di far entrare il possessore della chiave della camera blindata 12. Una cosa chiuderà. Buona fortuna. Grazie Leonardo, grazie. Professore, segui le live se hai piacere. Questa non me l'aspettavo. Nemmeno io. Noi dovevamo Fammi andare a Hogwarts. Riflettere. Deve esserci qualcosa per... Revelio, forse. No, Leonardo, no, non lo faccio per quello. Sì, un incantesimo di rivelazione, ora o mai più. Vediamo cosa ci sfugge, eh? Prepara la Anche perché questo non è il mio lavoro. Tieni salda la bacchetta con L, poi guidala lungo il percorso del simbolo per apprendere l'incantesimo. Oh. Grazie mille. Lanciarello. Liz, ho visto qualcosa. Avvicinati un po' e riprova. Revelio. Una porta. Beh, è un inizio. Ecco un altro di quei simboli. Non è che per caso vedi un modo... Sì, professore. Il simbolo brilla proprio come quello sul contenitore della passaporta. Se ciò che vedi ci aiuterà a proseguire, potremmo essere vicini a scoprire il segreto di questa camera. Vai, vai. Fai strada tu. Se Lumos. Questa non è una normale camera blindata. Temo che l'uscita dovremo sudarcela. In che senso dovremo sudarcela? Penso che questa sia una specie di prova. Sì, ma ignoro quale ne sia lo scopo. Pure io. Stammi accanto. Se va male non potremo smaterializzarci per uscire. Non dalla Gringot. Ok. In teoria lui è un professionista, quindi dovrebbe essere bravino. Bello che la luce illumina la stanza mentre tiri l'incantesimo. Qualcosa più avanti. Cos'è? Ancora quel bagliore, ma a terra. Che cazzo ne so? Mentre mi accostavo al bagliore, mi è sembrato che il suolo sotto i miei piedi vorticasse. Stai bene? Sì, sì, signore, sto bene. Hai fatto qualcosa che ha cambiato il pavimento. Quella statua... È al contrario, sottoterra. Quale statua? Vedo una statua, o meglio, il riflesso di una statua nel pavimento. Ok. Revelio! Immagino sia questo che hai visto riflesso sul pavimento. Bello. Sì. Scusatemi. Il riflesso è ancora lì, ma la posizione della statua non corrisponde. Un attimo. Quando ha cambiato posizione, il riflesso si è girato verso la luce. Ok, ok. Forse dovresti lanciare Lumos. Per ora sono facili, eh. E però accendi bacchetta Lumos, che è stato automaticamente inserito nel tuo set incantesimo. Lumos, ben fatto. Ora il riflesso si sta girando verso di me.
Segue la luce, quindi. Lumos! Ok. Bestia. Potrebbe essere una grana, eh. Attenzione! Protego. Ah, ma io non mi fido, eh. Quante cose? Vai. Bello. Quante cose? Ma straordinarie. Stammi accanto. Lumos. Ma. Professore. Ma che professor Fig. Professore, dov'è finito? Si mette male. E ora dove dovrei andare? Che succede? Le tracce magiche mi stanno guidando da qualche parte. Non penso però che c'è qualcosa qua. Volevano portarmi di nuovo a quel bagliore. Revelio. Dovrò cavarmela senza alcun aiuto. Anche secondo me, eh? Lumos. Teniamo alla buona, va. Temo di non avere altra scelta. Devo allineare queste statue con il loro riflesso. Ok. Idea del cazzo. No, Lumos. Come on, boy. Tieni il punto Y durante il protego per contro attaccare e stordire. Siamo bravini, eh. Ah, ho sbagliato il timing. Vieni. Ah, ho sbagliato. Quanto curo poco. Lumos, un cazzo. Bastardo maledetto. Qua stiamo finendo la vita, eh. Lumos. Questo è il tutorialone, eh. Posso scattare, grazie a Dio. Sì, ma il professore? Boia Crinat... Crinas... Che cos'è? Beh, fortuna liquido. Eccoti qui.
Come hai fatto? Ma che posto è questo? Non lo so, ma ho trovato questa cosa sopra quella bacinella. Non è una bacinella. È un pensatoio per vedere i ricordi. Bacinella. Mi chiedo. Fa come me. Vai in apnea. Ma chi sono questi? È tutto pronto. Hai nascosta bene? Fin troppo. Mi chiedo se il percorso che abbiamo creato sia impossibile da seguire solo per coloro che non vedono le tracce della magia antica, e io le vedo. Poter vedere ciò che gli altri non vedono non basterà, Percival. A chi affronta questo cammino affidiamo dei segreti potentissimi e conoscenze che altri faranno di tutto per avere. Ok. Sì, e se abbiamo ragione, Charles, la strega o il mago che supererà le prove meriterà di ottenere quella conoscenza, e quindi la responsabilità che ne deriva. Abbiamo fatto il possibile. Ok, quindi abbiamo visto un ricordo di uno che mette un ricordo. È questo che vedi? Il bagliore che li circondava? Sì, signore. Stupefacente. Posso vedere la magia. Tracce di magia antica, per la precisione. Miriam ha sempre saputo che questa magia era reale, ma non ha potuto. Miriam e forse anche George sono morti mentre cercavano un sapere assopito da secoli. Quasi 40 minuti di Signore di Gioco, eh? La chiave per capirne il motivo. Noi... Sembra tutto molto diverso rispetto a com'era un attimo fa. Arriva qualcuno. Chi erano? Non lo so. È lui. Ma, signore, lei non dovrebbe trovarsi qui. È lui. Proprio come pensavo. Ranrock. Sembra proprio che la mia reputazione mi preceda. Pensavo che nessuno sarebbe venuto alla camera blindata di Rackham. E tu perché sei qui? Questo non ti riguarda. Basta che mi consegnate quello che avete trovato qui e metteremo una pietra sul passato. Aia. Signore, loro avevano la chiave. Scegli con cura le tue prossime parole. Io dico solo che le istruzioni per la camera blindata 12 erano chiare. Signore, devo proprio insistere. Posso far entrare solamente chi è in possesso della chiave. E lei non... E che lo fa scoppiare? Peggio. Non ho pazienza per i traditori. Ora... Dove eravamo? Eccoli la guardia. Io non ti darò niente. Beh, allora forse il tuo giovane amico sarà più collaborativo. Professore, voglio andare. So come uscire. Professore!
Che casino. Bestia di Satana. Va tutto bene? Alla grande. Sì, signore. Non ho mai visto un goblin tanto potente. Sembra che la mia magia non lo scalfisca nemmeno. Ma dove siamo? Non può essere. Chi ha preparato il pensatoio, il medaglione e il modo per raggiungerli? Voleva che qualcuno con la tua abilità arrivasse qui. Senti sotto? Vieni alla cerimonia di smistamento. Ah, ci siamo, ora riconosco la musica. Magnifico. Per un fan accanito come me, signori. Fin qua tutto bene, no? Poteva andare ben peggio. Credo. A meno che non si sia bloccato tutto. Non credo, Bene, lo smistamento non è cominciato. Non sono un esperto, ma così mi sembra più appropriato. Ora bello. Devo studiare. Ciao Ciccio, come stai? Ma prima contatterò il ministero. Contatta il ministero che sei un toro. E avviserò di Ranrok. Per adesso, quello che è successo stasera deve rimanere fra me e te. Non sì, so neanche di cosa parli. Grazie. Johnny. Pronto per la cerimonia? Omologato. Non ne ho idea perché l'ho iniziato. L'ho iniziato adesso, Ciccio. Sono esattamente 43 minuti che ci gioco e non so neanche di cosa stai parlando. Non ne ho la minima idea. Giuro. Phineas Nigellus Black. Un Black? Preparati a incontrare il preside. Fig, figurati. Grazie per averci raggiunto. Però lo scegliamo insieme. Lo smistamento è finito. Come abbiamo finito? Avuto problemi. Dei problemi? Il fatto è che con ora basta. Coi goblin. E basta con le dicerie. Fig, ormai sto perdendo tutta la pazienza che avevo. Dai, calmo. Se avrai fortuna, allora forse faremo in tempo a smistarti stasera. Mi farò vivo. Stai calmo. A 2 frame al secondo qua? Come mai? Professoressa Weasley? C'è una persona da smistare. Benvenuto. Sei giusto in tempo. Ok, si è ripreso. Vediamo. Ah, sì. Sei un po' più grande degli altri, vero? Dicono così dalla regia. Parli di qui con preferenze e preconcetti. Con certe aspettative.
per così dire. Non vedo l'ora di iniziare le lezioni. Non vedo l'ora di iniziare a esplorare. Non vedo l'ora di iniziare a esplorare Hogwarts e il mondo intorno al castello. Bene. Molto si può scoprire con uno spirito avventuroso. Ma anche i professori hanno diverse cose da insegnarti. Senza dubbio. Chissà. Finiamo sicuro in Serpe Verde. Che va bene. Un senso di... Per motivi fiscali preferirei Grifondoro, però... Di cosa si tratta? Audacia, curiosità, lealtà, ambizione. Audacia, lealtà. Lealtà. Un senso di lealtà? Mi ritengo un amico sincero. E apprezzo lo stesso negli altri. Non ti arrendi facilmente, vero? Sei imperturbabile di fronte alle sfide. Bravo. Ed è la lealtà verso una persona amica che ti ha fatto arrivare in ritardo stasera. Più o meno. Forse appartieni a Tasso Rosso. Tasso Rosso, attenzione. Il capello parlante ti racconta la tua scelta in mezzo alle casse. No. Nota per l'audacia, il coraggio e la cavalleria. Nota per l'intelligenza, la creatività e l'ingegno. Nota per l'astuzia, l'ambizione e la brama di potere. No, io voglio lui. Sei disposto ad andare avanti anche da solo, se necessario. Accetta la casa, voglio Grifondoro io. Sarà meglio Grifondoro! Sono contento perché volevo proprio lui. Avrei preferito una roba fatta casuale, ovviamente, ma no, la scelta mi è piaciuta. Ho preferito solo perché sono un fan sfegatato e voglio rispondere. Ancora una cosa. A causa di uno sfortunato incidente nelle finali di primavera, questa stagione di Quidditch è stata cancellata. Oh, Dio. Silenzio! Non vi sto in alcun modo proibendo di volare, ma non mi tentate. Siete qui per concentrarvi sul vostro futuro accademico. Avrete di certo molto da fare prima delle lezioni di domani. Ho detto, avrete di certo molto da fare prima delle lezioni di domani! Che preside strano. Che entrata in scena. Professoressa Weasley. Sono... Professoressa, potrebbe mostrare la sala comune al nuovo arrivo? Con molto piacere. Chi è Ginny? Come dicevo, professoressa Weasley, è un piacere. Piacere mio, professoressa. In qualità di vicepreside è mio onore mostrarti la tua sala comune. Benissimo, professoressa. Di qua. Grazie, grazie. Faccia strada, signore. Dai, veloce, veloce. È molto insolito che qualcuno inizi dal quinto anno. Sarà una vera avventura. Già, non vedo l'ora. Ricordo ancora la prima volta nella sala comune di Grifondoro. Era una Grifondoro. Io lo sono una Grifondoro. Da ragazza non ricordavo mai la parola d'ordine. Che parola? Parola d'ordine? Sorbetto al limone. La parola d'ordine è grata domum. Grata domum. Grata domum. Puoi entrare. Sorbetto al limone. Ben fatto. Ora, entra e va a dormire. Domani sarà un gran giorno. Tornerò domattina per accompagnarti alla prima lezione. Grazie, grazie, professoressa. Di niente. Passa una buona prima notte a Hogwarts. Sogni d'oro. E fin qui è andato tutto alla grande. Scusate, sto intanto guardando il telefono, ma devo rispondere a dei messaggi. Non c'è più nessuno qui. Meglio andare alla sala comune.
Andiamo alla sala comune. Fammi correre. Beh, ho distrutto la porta. Ora, in che direzione è la sala comune? Seguiamo. Ma che bello, che bello. Quanto lo aspettavo, quanto? Serratura livello 1, signore. Potrebbe essere strano iniziare Hogwarts il quinto anno. Non si fa. È il nuovo arrivo del quinto anno. È una fortuna che Dragon Nelly farebbe di niente, tutto. Ancora non funziona. Ah, non capisco dove sbaglio. Non è un incantesimo complicato. Dovrei riuscire a lanciarlo senza pronunciare la formula. Perché non funziona? Ma ciao, benvenuto a Grifondoro. Io sono Cressida. Piacere Cressida. Di conoscerti, Cressida. Che entrata teatrale ieri sera alla cerimonia di smistamento. Ce l'hai fatta per un pelo, Sono un professionista. È vero che sei il pupillo del professor Fig? Ho studiato con non lui. Non direi proprio così, ma ho studiato un po' con lui prima di arrivare qui. Cavolo, speravo ti avesse dato qualche dritta sugli incantesimi non verbali. Era quello che stavi tentando di fare poco fa. Ah, sì, ma ho qualche difficoltà. So lanciare l'incantesimo con la formula, ma senza... è un po' più problematico. Non preoccuparti, alla fine ce la farai. Bravo. Lo spero proprio. Se ci riuscissi, il professor Ronen rimarrebbe a bocca aperta. Beh, continua. Ti auguro buona fortuna. È stato un piacere, Cressida. Ciao, Cressida. Buon primo giorno. Grazie, grazie. Buon Natale, buon Natale. Spero che questa volta un professore riesca a difenderti. Fidatevi di me, vi piace? Davvero non vuoi provarla? Oh, l'ho distillata io. Giovane. Salve, sei il nuovo studente del quinto anno. Lieto di conoscerti, sono Garrett Weasley. Ho saputo di quello che ti è successo mentre venivi qui. Per fortuna tu e Fig state bene. Sì, siamo dei tori. Con voi c'era qualcuno del ministero. Oh, sì, un amico del professor Fig. Oh, guarda che bello, anche dietro le cose si muovono. Indiscreto. Che bestiacce, i draghi. Mi fa piacere che tu sia qui. Grazie, Garrett, anch'io lo sono. Per caso sei parente della professoressa Weasley? Sì, è mia zia. Deve essere bello avere una zia come professoressa. È quello che pensano tutti. Ma? Zia Matilda tende a trattarmi come se fossi ancora una matricola. Ah, Matilda Weasley. È un po' soffocante, a essere sinceri. Ma so che lo fa per il mio bene, ed è una strega incredibilmente potente. Garrett, è stato un piacere. Un piacere conoscere. Piacere mio. Taglio un po' ste cazzate. Come mi ringrazia per fare tutto. Nelly. Le avresti usate? Perché sono tutti così preoccupati? Però quanto è lungo quel... È tutto sicuro. Quel testo. Ehi, ciao. Non far caso a me. Mi piace cambiare punto di osservazione di tanto in tanto. Vedere le cose da una prospettiva. Una volta sono arrivata in cima alla torre di Grifondoro. Oh cielo. Sì, la nostra carrozza è stata attaccata da un drago. Bravo, diglielo. Tiratelo un po'. Non riesco a crederci. Davvero emozionante e terrificante. Comunque, Grifondoro, così come Hogwarts, aveva bisogno di un po' di emozioni forti, a mio parere. È stato un piacere. Ci vedremo sicuramente in giro. Chissà, intanto a presto. Diventano tutti seri. Nuovo Grifondoro, la professoressa Weasley ti attende davanti alla sala comune. Ma scusa, perché devo passare dentro un tunnel? Professoressa. Buongiorno. Tutto pronto per il tuo primo giorno a Hogwarts? Sono un toro. È tanto che sognavo questo giorno. Mi sembra incredibile essere qui. Beh, credici. E goditela più che puoi. Non avrai un altro primo giorno a Hogwarts. Rido. Visto che inizierai direttamente dai corsi del quinto anno, dovrai rimetterti in pari con i tuoi compagni e non restare indietro. Specialmente perché alla fine di quest'anno dovrai superare i gufo. Gufo? Sì, il giudizio unico per fattucchieri ordinari. Dall'esito dell'esame dipenderà la tua futura carriera. Dopo aver discusso con il preside e l'ufficio per l'istruzione magica del ministero, abbiamo pensato... Strega. Ecco qui. I dettagli sono spaziali.
Costa, che cos'è? È una guida pratica alla magia. Ti aiuterà a tenere traccia di ciò che hai imparato. Ogni materia del quinto anno. Padroneggiare ogni materia del quinto anno. Farai bene a sfruttare al massimo questa risorsa incredibilmente preziosa. Me la sono messa dentro l'ascella. Grazie, professoressa, ma che significa? Forse vederla in azione risponderà a tutti i tuoi interrogativi. Seguimi e ti mostro. Da questa parte. Salve. Ma che bello. La guida ti darà l'opportunità di esercitarti nella magia e ti farà conoscere la storia del mondo magico. Mi sarebbe piaciuto avere qualcosa come la guida pratica quando ero una studentessa. Usare la guida ti insegnerà anche a prestare attenzione a ciò che ti circonda. Cerca di stare al passo. Guarda lì che quadro. Sembra che la guida abbia delle informazioni per te su quel dipinto del povero Baruffio. Poverino. Lancia Revelio sul quadro e vediamo cosa dice la Revelio. Ritratto di Baruffio. Questo quadro presenta il mago Baruffio, noto per il suo desiderio della mente e usato a monito di ciò che può accadere se un incantesimo non viene pronunciato correttamente. S invece di F si ritrovò steso a terra con un bisonte sopra il petto. Ha sbloccato una sfida alla guida pratica. Dopo essere reso completamente le sfide, appaiono qui. Apri. Uff, signor, questo è il tuo livello magico. Gli XP ottenuti nelle sfide aumentano il tuo livello e il tuo potere. Le guida pratiche ti aiutano a sbloccare le sfide. Sono meno sfide per continuare. Raccogliendo la tua prima pagina della guida, hai sbloccato la nuova categoria sfide. Tutte le nuove sfide che sbloccherai nel corso della tua avventura verranno qui. Sono la pagina della guida pratica per continuare. Ogni sfida è suddivisa in livelli. Ogni volta che ne superi uno, sblocchi delle ricompense speciali dagli aspetti a potenziamenti vitali. Le ricompense vanno ritirate nel menu sfide. Torna spesso e riscuoti i premi che hai sbloccato. Ingegnoso, vero? Protego. Tieni gli occhi aperti. Lumos. Troverai tante opportunità come questa. Bello, puoi fare molte combo, stando. Visto, eh? Non perdiamo tempo. Devi andare a lezioni. Io rubo. Sto rubando. Revelio! Ah, tempismo perfetto! Oh. Ti mostrerò come usare le fiamme della metropolvere per spostarti più rapidamente. Bene. La tua guida pratica contiene una mappa del castello. Aprila e cerca la sala centrale. Vabbè, classici teletrasporti. Bestia! Sala. In questa visuale puoi vedere le fiamme della metropoli disponibili nella regione. Le fiamme del planeta rappresentano quelle che hai già scoperto, incluse le fiamme della sala comune della tua casa. Il lato est della mappa invece comprende punti di interesse scolastico tra cui astronomia, biblioteca e le serre. La professor Weasley ha sbloccato per te le fiamme della metropoli della sala centrale. Usare per ruotare e X viaggia. Ho capito. Interessante, eh? Davvero interessante. Per ora è molto interessante. Ed eccoci qua. Un bel risparmio di tempo. Queste scale conducono dirette alla sala centrale. Andiamo. Da lì è possibile raggiungere velocemente qualsiasi punto del castello. Qui l'attività ferve sempre. È il cuore dell'alveare, la nostra stazione di King's Cross, per così dire. Scommetto che la sala comune di Tasso Rosso. Per ora è tutto. Oggi okay. Il tuo orario prevede due lezioni. Dovrai seguire incantesimi e difesa contro le arti oscure.
e vorrei che tu andassi a Hogsmeade il prima possibile per sostituire il materiale scolastico che hai perso per strada. Grazie, professoressa. Grazie, professoressa Weasley. Sì, professoressa. È stato molto vago circa gli eventi che hanno preceduto il vostro arrivo. Sospetto che la storia vada ben oltre la ricerca di... Abbiamo fatto una piccola deviazione venendo qui. Abbiamo esplorato delle rovine. Delle rovine, eh? Beh... Eccolo parli qua. Del diavolo. Professor Fig, scommetto... Oh, sì? Sì. Ah, temo di non potermene prendere tutto il merito, professoressa. La sua predisposizione alla magia è più unica che rara. Beh, sono felice che siate arrivati sani e salvi. Ci sono fior di barche e carrozze per arrivare a Hogwarts. E lei invece ha scelto di incrociare un drago. Sono fatta così. Non credo si sia trattata di una nostra scelta, professoressa. Purtroppo è stato il drago a scegliere noi. Beh, basta chiacchierare. Devo andare in classe anch'io. Vada, vada. Professor Fig, posso contare su di lei per una spiegazione della mappa della guida pratica? Certamente. Grazie. Buona fortuna. E ricorda di usare la guida. E lo sarà anche per me. Ok. Sì, professoressa. Segui le due lezioni di oggi e vieni a cercarmi in aula quando avrai finito. E vedremo di organizzarti un viaggetto a Hogsmeade. Perfetto. Dottor. Professore, che bello vederla. Piacere mio. Speravo proprio di incrociarti oggi prima che gli studi. Parlavi di esplorare. Sì, signore, ma non le ho detto altro sui nostri viaggi laggiù. Sì, beh, la professoressa Weasley è una strega brillante e acuta. Non sappiamo dove condurrà l'impresa in cui ci siamo imbarcati. Potrebbe richiedere più flessibilità coi tempi di quanto lei voglia concederti. Ok. E potrebbe sentirsi costretta a riferire al preside i dettagli. Capito, professore. Bene. Tu hai talento. Ma proprio questo è il morale di stati al meglio. Fortunatamente hai a disposizione un'ottima squadra di streghe. Parlando di guide, devo dirti una cosa onde evitare una... Vorrei mostrarti l'incantesimo che abbiamo in... Aprila e dacci uno... Oddio, le missioni principali. Completando a fare il progetto della storia, sbloccherà le nuove funzioni. Alcune missioni sono bloccate per requisiti incantesimi o livello. In questo caso sarà necessario raggiungere il livello richiesto. Posso l'incantesimo necessario per la missione. Puoi imparare nuovi incantesimi completando gli incarichi dei professori. La mappa è incantata, ti aiuta? Mi tornerà molto utile. Bene, direi che ti aspetta una giornata intensa tra le lezioni e... Il signor Ollivander ti piacerà, è un artigiano e... Quando avrò scoperto qualcosa sul nostro mistero, te lo farò sapere. Per adesso concentrati sulle lezioni. Frequenta la lezione. Sa che tempo di merda. Ah, ma ci andiamo come treni, eh. La prima voglio farla, poi l'altra la rifaremo un'altra volta. Potremmo anche esplorare un po' in giro. Revelio. Forziere. Non posso ancora aprirlo, eh. Che cazzo? Attenzione. Revelio. Niente. Due frame quando si entra. Hai il tuo meglio? Bombarda! Leggioso! Professoressa Hecat! Siete pregati di non farvi a pezzi in orario scolastico. Bravi. Gli studenti sono sostituibili, ma questo teschio di nero delle Ebridi è un pezzo unico. È un ricordo dell'assalto contro i bracconieri del 1878. Lo conoscerete.
Ora, vi chiederete come ha potuto un'anziana come me sconfiggere da sola la più grande banda di bracconieri del Galles orientale e sopravvivere per vantarsene. Con la conoscenza. Per le persone sagge, l'età conta ben poco. Oggi ci eserciteremo con un incantesimo che mi ha salvata dai maghi oscuri più volte di quanto mi piace ricordare. Levioso. Levioso? Un incantesimo di levitazione? Levioso! Un avversario sorpreso e un avversario debole. Vuoi provare a difenderti, Pruett? Una cosa che ho imparato bene da indicibile è il valore della semplicità. Soprattutto nel cuore della battaglia. Ora, mettiamo alla prova ciò che abbiamo imparato, partendo da zero. Tieni, salda la bacchetta. Vai! Venduto. Levioso. Bello. Ora proviamo con qualcosa di più grosso. Vai. Adesso me la metterà. Iniziamo dall'incantesimo base. Perché lagga così tanto? Secondo me dobbiamo fare qualcosa. Qualità cielo media, qualità fogliame media. Qualità ombre media. No, qualità. Ombre riflessi con ray tracing, sì. Media. Gioco. Visto? Il manichino ha deviato la magia. Ora lancia prima Levioso, poi l'incantesimo base. Un avversario sorpreso è un avversario Levioso. Bene. Ben fatto. Sono un toro. Molto bene. Ma il modo migliore per fare pratica è il duello. Iniziamo con voi due. Duellanti ai vostri posti. Ecco il tuo benvenuto a Hogwarts. Ora esigo un duello reale. Userete solo Levioso, incantesimo base e proteggo. Potete iniziare. Levioso. Giochi da ragazzi. Ci sai fare. Perspicacia. Com'è il panorama? Protetto. Stupefacente. Questo complica il panorama. Levioso. Cura. Bastardo. Non c'entra. Ottima cura. Lo so. Protetto. Stupefacente. Non può essere il tuo primo. Levioso. L'ho demolito. Demolito. L'ho sciolto. Non male come prima volta. Devo dire che lagga un po' da voi qua. Poi... Ti ho messo alla prova e ti sei dimostrato all'altezza. Grazie, professoressa. Qua potrebbe lagare un po' da voi. Sono felice di aver avuto la possibilità di esercitarmi. Da ciò che ho visto oggi, credo proprio che possiamo aspettarci grandi cose da te. Pretendo l'eccellenza dai miei studenti.
Un duello in classe è un conto, ma combattere maghi oscuri. Capito, professoressa. Quindi ti consiglio di continuare a esercitarti con assiduità. Magari sì. Di nuovo, ottimo lavoro oggi. Avrò presto. Benissimo. Va bene, basta dare spettacolo per oggi. Direi, però... Equipaggiamento. Ah, il guanto da bastardo lo voglio, eh. L'occhiale no. Che porcheria. Accessori per il collo. No, è da tamarri. Lo teniamo. Sì, va bene. Talenti non ne ho ancora, eh. Compensa. Aspetto. Guanti leggendari. Impostazioni, come si salva? Salva. Va bene, signore. Allora, ci vediamo domani con la prossima puntata. Ci cacciamo.